Buonasera, benvenuti a 8:30. Buonasera, benvenuto Alfonso Bonafede, ministro Buonasera. Della Giustizia del Movimento 5 Stelle. Buonasera, bentornato Buonasera. Antonio Padellaro, editorialista del Fatto Quotidiano. Poi più tardi ci raggiungerà anche Pierluigi Pardo, giornalista Mediaset e volto noto dell'informazione sportiva. L'uomo dei 5 Stelle che viene più chiamato in causa politicamente per tutto questo scandalo, questa vicenda dello stadio della Roma, è sicuramente Alfonso Bonafede. E questa sera è qui con noi perché ci darà la sua versione dei fatti, ci racconterà anche perché ha taciuto in tutte queste ore, in tutti questi lunghi giorni, subito dopo la pubblicità. Allora, ministro Bonafede, lei ha partecipato a tutti gli incontri importanti che si svolgevano al Comune di Roma. Questo avvocato Lanzalone, che è agli arresti domiciliari per tutta una serie di reati, dalla corruzione ad altro, l'ha scelto lei, la sindaca Raggi, il vice premier Di Maio, chi? Allora, a parte che l'ha scelto la sindaca Raggi, però mi deve permettere di fare una premessa che è importante. Però mi scusi, perché... mi dica sì. Solo questo, l'ha scelto la sindaca Raggi su suo consiglio. L'ha scelta la sindaca Raggi, gliel'abbiamo presentato sia io che Riccardo Fraccaro e adesso le risponderò, entrerò nel dettaglio della domanda e della risposta. Io devo chiarire subito una cosa, che non ho niente da chiarire, e cioè in tanti hanno fatto ricostruzioni fantasiose sul mio silenzio di questi giorni. In realtà il mio silenzio era dovuto a due fatti principali. Uno, che questa inchiesta non ha nulla, e dico nulla, a che vedere con me, nella maniera più assoluta. Primo. Secondo, un politico, quando parte un'inchiesta così importante, deve avere rispetto nei confronti della magistratura e del lavoro che portano avanti i magistrati, che io ringrazio, e quindi deve stare in silenzio, soprattutto se questo politico sono io, che sono il ministro della giustizia. Chiaro. Ora, siccome ho capito che qualcuno cercava di approfittare di questo silenzio per continuare a parlare, a fare il mio nome, assecondato da tutti i giornali. Allora, ho ritenuto, siccome i cittadini possono anche travisare a volte, visto che i giornali andavano tutti in questa direzione, ho ritenuto di venire a fare questa chiacchierata con lei. Per chiarire le cose. Allora, non chiarire niente, perché non ho niente da chiarire. Semplicemente a condividere questa chiacchierata, diciamo così. Ora, io ho presentato... L'avvocato Lanzalone alla sindaca Raggi. Spieghiamo qual era il contesto. Io ero assieme a Riccardo Fraccaro, facevamo parte della squadra di coordinamento. Facevamo parte della squadra di coordinamento e di supporto dei comuni governati dal Movimento. Tutto di quello di Roma, tant'è che siete stati chiamati anche i commissari della sindaca Raggi. Sì, pretoriani, hanno usato diversi aggettivi. Ad ogni modo, noi facevamo supporto ai comuni, soprattutto quando questi comuni erano in difficoltà. In quel momento c'era un'oggettiva situazione di difficoltà, la capitale è una città difficile da amministrare, e abbiamo ritenuto opportuno presentare l'avvocato Luca Lanzalone, che aveva dimostrato un grande valore come avvocato a Livorno, aveva risanato una società che il centro-sinistra aveva indebitato fino al collo. Okay. Siccome è stata una società risanata in una maniera che in Italia praticamente è stata l'unica volta, allora abbiamo ritenuto opportuno, proprio perché di estremo valore, presentarlo alla sindaca Raggi, che chiaramente poi ha scelto di avvalersene tutte le volte che ha ritenuto allora, opportuno. Intanto lei questa sera risponde non solo a me, a Padellaro, quando dice che non ha niente da chiarire, ma risponde innanzitutto a una sua collega di Movimento, che era Roberta Lombardi, che era capogruppo in regione Lazio, candidata. Beh sì, lei ha detto in modo esplicito che lei, Bonafede, doveva chiarire. No, ma no, no,
ma chiariamo. Avanti. No, siccome lei mi dice questa cosa, le dico che non è che ogni volta che qualcuno va a fare un'intervista io vado a rispondere a quel chiaro. Qualcuno. Io questa sera, ripeto, siccome il silenzio poteva essere in qualche modo travisato, io vengo a condividere questa chiacchierata chiarendo però un punto. Che questa chiacchierata ha un valore soltanto politico, non ha nulla a che fare con i fatti dell'inchiesta, certo, su cui i magistrati stanno lavorando, dobbiamo avere il massimo rispetto, perché una cosa sono i processi e le indagini, è una cosa, mi permetta, magari lo chiarirò qualche altra volta, perché come ministro della giustizia sento il dovere di farlo. Parliamo Antonio soltanto Padellaro. Del valore politico di quello. Quindi niente da chiarire, tutto chiaro? No, condividiamo, ministro. Allora, infatti sono due piani. C'è un piano giudiziario che poi farà il suo corso, vedremo cosa decideranno il riesame, insomma è un'inchiesta molto corposa, molto complicata, vedremo. Poi c'è un piano, chiamiamolo così, del costume politico, perché è evidente che queste intercettazioni hanno portato alla luce tutta una serie di incroci, di contatti, di rapporti e alcuni certamente non commendevoli, come si dice, per l'immagine del Movimento 5 Stelle. Le faccio soltanto un esempio. L'esempio riguarda proprio il super esperto Lanzalone, il cosiddetto Mr. Wolf, quello che sistema le cose, il quale ha fatto certamente il suo lavoro, non sta a me giudicarlo, ma a un certo punto, parole del vice premier Di Maio, viene premiato con la presidenza di Acea. Allora, mi rivolgo alla sua onestà intellettuale. Se il premio a un Lanzalone o a chi per esso fosse stato dato dal PD, come premio gli fosse dato alla presidenza di Acea, lei come esponente allora dell'opposizione cosa avrebbe detto? Cioè le sembra giusto che venga premiato un consulente con la presidenza della più grande, una delle più grandi società d'Italia, anche d'Europa? Allora, la procedura di nomina del presidente di Acea è una procedura che ha le sue regole, sono state tutte rispettate in piena trasparenza. Probabilmente Luigi Di Maio ha parlato di premio, ma in realtà si tratta di questo. Siccome il Comune di Roma è socio di Acea, esprime anche una parte del CDA. Ecco, probabilmente diciamo Virginia Raggi... Diciamo dire che ha dato un premio e infelice. Un premio, non mi interessa, mi interessa spiegare quello che è. Cioè mi interessa dire che Virginia Raggi probabilmente nella selezione dei curricula avrà preso in considerazione l'esperienza che Luca Lanzalone aveva fatto nella sua carriera professionale. Sì, e questa è un'esperienza... Ma anche la sindaca Raggi dice che è stato lei a suggerire Lanzalone. A presentarlo. Quindi... No, ma lei continua... A dire, il discorso è questo, cioè presentare un avvocato con una reputazione importante, con un valore importante, che ha dimostrato nel campo e lo ha dimostrato anche successivamente. Quindi lei ha pensato di fare un favore alla sindaca Raggi presentando l'avvocato Lanzalone, no? Io immagino. Non faccio né favori... No, nel senso... No, di darle una mano, non usiamo la parola per darle una mano. Io ho pensato, così come avviene spesso... che siccome conoscevo un bravo avvocato, quel bravo avvocato l'ho presentato a Virginia Raggi, poi Virginia Raggi ha ritenuto nella sua qualità di sindaca di avvalersene ogni volta che l'ho ritenuto opportuno e in una sezione distaccata da questo, nel momento in cui ha fatto la selezione come presidente di Acea, ha preso in considerazione il curriculum di Luca Lanzalone, che era un curriculum. Poi, scusa, quello che ha fatto Luca Lanzalone successivamente, ma è stato lei che ha presentato Conte a Di Maio a proposito di avvocati che lei conosce, che... Io citare il presidente Conte in questa situazione mi sembra assolutamente fuori luogo, però ho presentato io il presidente Conte a Luigi Di Maio. Ma questo avviene quotidianamente. Ma lo dico per chiarire che tutte le volte in cui ciascuno di noi conosce persone ma non c'è niente di male, ministro. Non è un processo, ci mancherebbe altro al ministro della giustizia, stiamo cercando di chiarire. Né un processo, né tantomeno... voglio semplicemente dare risposte complete per dire che questa non è una cosa... È una cosa che accade quotidianamente. Io le dico da giornalista diciamo, come diceva Lilli, l'espressione un premio è infelice. Mettiamola da parte. E questo lo ammette anche il ministro. Poi Roberto Fico, presidente della Camera,
ha fatto una dichiarazione molto interessante e molto importante. Ha detto, sintetizzo, massima durezza e scegliere al meglio. Massima durezza significa che il Presidente della Camera, nonché esponente di primo piano del Movimento 5 Stelle, chiede che nei confronti di coloro che sono comportati non in maniera trasparente, lineare, eccetera, il Movimento agisca. E lei ci dirà come. Ma soprattutto è importante scegliere al meglio, perché qui si pone un problema che riguarda proprio la selezione della classe dirigente dentro il Movimento 5 Stelle. Allora, siamo d'accordo che il Movimento 5 Stelle si è trovato di fronte a una valanga di voti e ha dovuto improvvisare, anche con successo, la sua presenza qui lo dimostra, la sua classe dirigente, e anche la presenza di Roberto Fico come Presidente della Camera, che è il rispetto di tutti. Però poi è evidente che c'è stato un momento nel quale sia a Roma sia in altre situazioni il Movimento ha fatto ricorso ai cosiddetti consulenti, e lì c'è stato anche il rischio di un inquinamento, perché è evidente che lei ha ragione nel dire, quindi come intendete adesso muovervi? Continuerete a prendere quelli che vi dicono che sono bravi, buoni, oppure cercherete di capire meglio che storia hanno e soprattutto quali ambizioni hanno? Buona fede. Allora, primo punto, mi fa una domanda che per me è importante, perché la differenza che segna il movimento, che c'è tra il Movimento 5 Stelle e tutto il resto del mondo, e cioè la reazione del Movimento 5 Stelle. Tante volte ci dicono, ma voi dicevate di essere puri. In realtà, all'interno di una forza politica ci può sempre essere, parliamo in generale, una mela marcia. La capacità della forza politica si dimostra nella misura in cui reagisce e fa fuori quella mela marcia. Così il Movimento 5 Stelle ha fatto. Nel caso concreto ci sono stati due candidati che sono stati coinvolti nelle indagini e la loro posizione è già al vaglio dei provvedimenti, che probabilmente... Adellaro diceva che probabilmente, un lavoro di prevenzione. Prima mi ha chiesto qual è la reazione, quindi sto rispondendo a questa domanda. I due candidati chi sono i due candidati? Parliamo di Piva e di Vaglio, che sono due candidati che sembrano coinvolti dalle indagini, staremo a vedere cosa verrà fuori, eccetera, senza fare, però intanto la loro posizione è già al vaglio dei probiviri. Il Presidente Ferrara, il capogruppo Ferrara si è autosospeso immediatamente. Roma, vostro. Io non mi risulta che ci siano state prese di posizione nei partiti rispetto alle altre persone che vengono coinvolte. No, ma questo è importante, ribadisco, la reazione del Movimento 5 Stelle è sempre una reazione fondamentale. Dopodiché, per quanto riguarda la scelta della classe dirigente, io sinceramente, Padre Laro, non ritengo che ci sia un difetto di classe dirigente nel momento in cui una persona viene selezionata per il curriculum e per le capacità dimostrate sul campo, perché ripeto, il lavoro che era stato fatto a Livorno era un lavoro eccellente, sotto gli occhi di tutti. Vabbè, insomma, e non diciamo c'è nessuno che lo dimostra. Siete accorti tardi delle ambiguità. Il punto è che chiaramente uno può individuare il curriculum, può cercare di vedere. Sì. Allora viene un altro problema, sì, mi scusi, prego. Perché l'inchiesta solleva un problema non nella scelta della classe dirigente, solleva un problema nel rapporto di finanziamento di soggetti privati nei confronti di forze politiche o esponenti delle forze politiche. Bene, noi oggi abbiamo chiarito che su questo punto bisogna intervenire garantendo la trasparenza di tutti coloro che fanno donazioni politiche. Vedere se i partiti ci stanno rispetto a questa situazione. Va bene, i partiti anche il vostro, cominciare dal vostro. Buona ma fede, noi andiamo siamo avanti. Quelli che lo propongono. Le voglio solo chiedere, allora no, mi deve rispondere però non con 5 minuti per ogni domanda, se non ce la facciamo. No, però sono domande le voglio chiedere, no certo, le voglio chiedere, la sindaca di Roma Raggi, che finora è stata sentita dai magistrati solo come testimone, secondo lei è politicamente responsabile di questo scandalo, di questo
pasticcio sull'unica grande opera che peraltro i 5 Stelle hanno deciso di fare, che è quello dello stadio della Roma. Mi dica solo se politicamente c'è una responsabilità. Non c'è una responsabilità politica, non c'è altra responsabilità stando, no, mi faccia finire, alla conferenza stampa della Procura che mi sembra abbia detto che il Comune ha nulla a che fare. Le ho chiesto non c'è di una responsabilità politica. Ma le dico un'altra cosa. Bene, quello non dello c'è stadio, responsabilità politica. Quello dello stadio, cioè l'abbattimento della metà dei metri cubi che erano previsti nel progetto del PD, è un successo politico. No, non è un successo. Quindi, se oggi stiamo con un'inchiesta giudiziaria, perché lei sta mescolando due cose differenti. Stiamo parlando della possibilità politicamente di individuare un progetto che fosse da un punto di vista ambientale con un impatto minimo un progetto all'avanguardia. Scusi, ministro, quello che è successo dietro verrà accettato. Ma il risultato è che questo progetto è bloccato da un'inchiesta giudiziaria per corruzione eccetera. Quindi non c'è in corso un'inchiesta ed è tutto bloccato. Certo. Quindi non è che adesso ci interessino i metri cubi abbattuti o non abbattuti. No, ma mi ha risposto alla domanda. Andiamo avanti. È un operato positivo. Benissimo. E anche parlo della parte politica come mi ha chiesto lei. Infatti. Perché avevamo l'americanata fatta dal PD e il Virginia Raggi è riuscito a ottenere un progetto che è sicuramente un bel progetto. Ministro questo Bonafede, le voglio chiedere invece un'altra cosa fresca di oggi, perché il ministro dell'Interno, leader della Lega Salvini, ha aperto un nuovo fronte. Ha detto che bisogna censire i Rom in Italia e ha anche detto alla fine purtroppo quelli italiani tocca tenerceli. È giusto fare un censimento etnico? No, ma si parla semplicemente, il ministro Salvini ha avuto modo di chiarirlo, di un monitoraggio approfondito di quello che c'è all'interno dei campi Rom. Questa è un'attività che per esempio le nostre sindache Appendino e Raggi hanno fatto a Torino e Roma, cioè andare a verificare dentro i campi Rom chi c'è, chi non c'è, quanto dichiara, quanti soldi ha effettivamente, perché magari c'è qualcuno che non dichiara nulla e magari c'ha la Mercedes sotto casa. Allora, tanti italiani che hanno la Ferrari e poi però invadono le facce. Certo, però mi sembra di aver capito che le parole di Salvini parlassero di censimento dei Parliamo di un censimento nel senso di monitoraggio. Salvini ha parlato anche di tutela dei bambini che sono all'interno dei campi Rom per essere sicuri che crescano in un contesto di legalità e di istruzione e di verificare. La domanda è importante, la risposta è Censimento, ma io vorrei capire un'altra cosa. Chiaro, con la possibilità di far sì che soltanto quelli legalmente hanno la possibilità di farlo per legge di rimanere in Italia. Garbata e civile. Ma come fate voi del Movimento 5 Stelle a tollerare che ci sia un ministro degli interni che dica purtroppo quelli che sono italiani ce li dobbiamo tenere, o che dica adesso è finita la pacchia o che dica che quei poveracci sulla nave che è approdata grazie al governo spagnolo a Valencia sono fatti una crociera, ma non vi rendete conto del danno che il ministro Salvini, continuando a fare il leader della Lega, che sta provocando al governo, anche all'immagine del governo, e voi state zitti. No. Per il semplice fatto che quello che mi interessa sono le azioni che vengono portate avanti dal governo. E le azioni che vengono portate avanti dal governo sono di garantire la legalità rispetto al fenomeno dell'immigrazione, per quanto riguarda quello di cui stiamo parlando, e garantire che una volta per tutte l'Italia smetta di essere, a causa della sua posizione geografica, il luogo deve portare sulle proprie spalle il peso dell'immigrazione, che è un fenomeno internazionale. Ma questo lo diceva anche il ministro Minniti, guardi, le opinioni ministro. Personali poi nel senso il modo in cui il ministro dell'interno si è espresso chiaramente in termini di azione del governo, e su questo stiamo semplicemente facendo capire all'Europa che l'immigrazione non può più pesare sulle spalle dell'Italia e degli italiani. Dopodiché mi permetta di ricordare che per quanto riguarda l'Aquarius l'Italia ha mandato tutte le motovedette con tutto ciò che serviva per garantire che all'interno di dell'Aquarius non ci fossero dei problemi di salute sia per i bambini sia per gli adulti, quindi non viene a mancare l'importanza.
protagonismo di Salvini. Voleva, no, ma il protagonismo politico, ma lei, è un tema politico. Questa è una sua questo. Valutazione politica. Ma agli non italiani, allora, aspetta, no, tutti vede, agli che il vero premier del governo sì, è Salvini. Ma agli italiani non interessano queste speculazioni politiche. Agli italiani interessano gli immigrati. Rispetto alla questione degli immigrati, l'Italia come risponde? E in questo stiamo dando una risposta quindi lei chiara sta dicendo come governo. Bene, se il ministro, scusi, Salvini dice purtroppo ci li dobbiamo tenere, va benissimo, le va benissimo. È una frase che le va, che per lei che lei sottoscrive. È la linea di tutto il governo. Senta, Bonafede, le voglio sì, poi però le parole contano, come lei sa. Le voglio chiedere un'altra cosa, perché siccome il telegiornale ha trasmesso l'ultimo sondaggio, che rivela che per la prima volta la Lega sorpassa il Movimento 5 Stelle, 29,2% contro il vostro 29%. Ecco, ma non pensate che perdete consensi perché l'agenda l'ha detta Salvini? Prima e di non tutto, voi? L'agenda non l'ha detta Salvini. In secondo luogo, io questo ci tengo a chiarirlo, questo governo non agisce sulla base o sull'impulso dei sondaggi, del consenso elettorale fino a se stesso. Noi vogliamo lavorare per i cittadini. In questo momento il ministro Salvini è chiaramente più esposto perché c'è da affrontare il fenomeno dell'immigrazione e lui è ministro dell'interno. Per quanto mi riguarda e per quanto riguarda i cittadini italiani, la cosa importante è sapere se il ministro sta lavorando bene o non sta lavorando bene. Dal mio punto di vista sì, così come sta lavorando bene il governo e così benissimo. Come dimostreremo Senta, le fatti. E quando il suo collega Fico, che è presidente della Camera, dice che l'Ungheria di Orban, se non accetta le quote di migranti previste, deve essere multata, lei sta con Fico o sta con Salvini? Ma io non entro nelle questioni sta con Fico o sta con Salvini, io dico semplicemente che la linea del governo... Ma ha ragione Fico a voler far pagare una multa a Orban o ha ragione Salvini che dice che è il nostro amico? No, ma le due cose non si escludono, nel senso che Fico stabilisce cos'è che deve accadere nel caso in cui l'Ungheria non rispetta gli impegni. La linea del governo su questo punto è far sì che l'immigrazione venga affrontata da tutta l'Europa e quindi anche dall'Ungheria. Quindi anche il ministro dell'Interno Salvini vuole che l'Ungheria, così come tutti gli altri paesi dell'Europa, facciano fronte alla problematica dell'immigrazione. Chiuso le frontiere. Senta, e ministro... tra l'altro il presidente Conte proprio in queste ore in Germania affronta è stato un il tema del superamento di Dublino, eccetera. Perché la cancelliera Merkel ha detto che l'Italia sta alzando la testa e sta camminando finalmente a testa alta. Questa è la verità. Dice questo? Perché così? Ma perché? Siamo stati sudditi di governi che ci hanno fatto camminare a testa bassa. Ma perché? Sì. In questo, questa è la mia opinione. Io rappresento un giornale che ha detto qualunque cosa sui governo Renzi e sui governi precedenti, però non mi sono mai sentito umiliato come cittadino italiano, questo glielo devo dire, ma perché questo linguaggio, scusi, che tra l'altro non le appartiene, abbiamo alzato la testa, finalmente l'Italia ha un ruolo... Non è il suo linguaggio, ma dico chi dice queste cose? Richiama un antico e triste passato. Perché l'Italia, ma sì, dell'Italietta che finalmente aveva alzato la... Ma no, le posso chiedere, le posso suggerire di usare il vostro linguaggio, che è migliore di quello della Lega. Le posso suggerire di non avere un pregiudizio su quello che diciamo sulle migrazioni, a prescindere da quello che diciamo. Cioè qui il concetto è molto semplice. No, l'Italia fino ad ora ha subito il fenomeno dell'immigrazione e lo ha subito anche dando un vantaggio a tutti gli altri paesi europei che se ne sono altamente fregati. Nell'accordo di Dublino. Ministro, poi vedremo i risultati di cui si è alzato la testa, perché col ministro Salvini, sia col ministro Salvini sia col presidente Conte, che sta ponendo l'immigrazione come punto centrale dell'agenda politica. Ma c'è un linguaggio diverso, lo ammetterà, tra il presidente del Consiglio Conte, che viene stimato e apprezzato, e Salvini che a Macron non vuole neanche vedere in fotografia. Ma vi rendete conto che c'è un problema? No, dico che c'è un linguaggio differente, ciascuno parla del suo linguaggio, quello che interessa ai cittadini italiani è sapere cosa fa questo governo, e credo che in questi primi giorni stiano apprezzando molto quello che fa il governo. Allora, ho un'ultimissima domanda, Ministro. Quando e da che cosa ci accorgeremo che abbiamo un rappresentante del Movimento 5 Stelle Ministro della Giustizia? Allora, la prima cosa, la prima uscita che ho fatto come ministro è stata la mia visita a Bari, dove fanno udienza nelle tende, e questo non
solo per risolvere il problema di Bari che stiamo risolvendo in questi giorni, ma anche perché voglio far uscire la giustizia dal fango del dibattito politico in cui è rimasta intrappolata per 20 anni. Voglio pensare ai tribunali, a far lavorare i tribunali. E poi c'è, guarda caso... Quindi vuol dire processi più brevi, processi più brevi, più veloci. Che costano di meno, sentenze più veloci. E come pensa di farlo? Mi dica la prima cosa. Con un'opera di semplificazione che abbiamo già messo in atto, per cui diciamo che sarà molto più semplice fare i processi e quindi portarli avanti. E in secondo luogo, guarda caso, mi capita adesso di dover affrontare il provvedimento sulle intercettazioni, la cosiddetta legge Bavaglio, che con grande orgoglio bloccherò perché era una legge vergognosa. Ecco, Su questo il fatto sarà molto contento. Perché ritengo che le intercettazioni siano fondamentali nella lotta alla corruzione, uno strumento importantissimo che intendiamo salvaguardare, e il fatto che le intercettazioni siano importanti lo sta dimostrando anche l'inchiesta Siamo di questi giorni. Perché la riforma ostacolava il lavoro dei magistrati, i cittadini stiano tranquilli, il Movimento 5 Stelle tiene la barra dritta su un tema come la giustizia e la lotta alla corruzione, che per noi sono temi centrali. La prima cosa per lottare contro la corruzione? Allora, sia bloccare il provvedimento sulle intercettazioni, sia il DASPO ai corrotti, cioè la possibilità di far sì che un corrotto non abbia più niente a che fare con la pubblica amministrazione. E questi sono interventi, tra l'altro, a spese zero che provvederemo. Certo, la vicenda Parnasi cade proprio nel momento giusto per provvedimenti di questo genere. Abbiamo già detto che ci occuperemo della trasparenza dei finanziamenti ai partiti. Mi permetta di fare un'ultima precisazione, visto che qualcuno starnazza e parla di Bonafede che deve andare a riferire in Parlamento. Ecco, andrà a riferire. Le hanno chiesto le opposizioni di riferire in Parlamento. Riferire intanto non saprei su che cosa. Perché riferire sul fatto che ho presentato un bravo avvocato a un sindaco, non so perché devo andare a riferire né come parlamentare né come ministro. Perché i ministri vengono chiamati a riferire in Parlamento sulla loro attività da ministri, così come sa benissimo Matteo Renzi, visto che i suoi ministri venivano spesso chiamati a riferire in Parlamento sulla loro attività da ministri. Certo, secondo, ministri il Parlamento è un'istituzione che va rispettata, non è la ricreazione di Matteo Renzi, ed è sbagliato cercare di buttarla in caciara. Va bene, quindi lei non andrà in Parlamento a riferire, come le ha chiesto l'opposizione. Non saprei su che cosa riferire. Sì, sì, no, ma è chiarissimo. Ministro Bonafede, grazie e naturalmente grazie, le auguriamo buon lavoro, perché anche nel suo settore di lavoro ce n'è tantissimo da fare. In bocca al lupo.